Legge qui dove sei pronto. È stata una settimana intensa, non farmi dirlo, io vorrei solo dire una cosa che riguarda sulle televisioni, e questo naturalmente ripaga di qualsiasi esperienza negativa degli anni precedenti. Quindi non esiste la fantasia, l'arte, la creatività. Per il 2020 e per il 2021 in assessorato, sapete, c'è una commissione che solo intende alla creazione degli eventi internazionali, una sorta di calendario di eccellenza delle manifestazioni che si svolgono in Sicilia e ogni anno questo comitato compone. Intanto per qualificare da un punto di vista, diciamo, da cinefilo di vecchia data, soddisfazione assoluta per il festival, per la qualità delle proposte cinematografiche che sono state offerte agli spettatori, per la qualità degli ospiti presenti, per l'ottima coniugazione che è la base del Festival di Taormina, riuscire a coniugare la mondanità con la qualità delle proposte. Quindi un ringraziamento veramente di cuore a Videobank, a Maria Guardia e a Lino, prima di tutto comandanti di un transatlantico. A Lino e a Maria ovviamente. Ed io mi aggancio a Lini quando dice che abbiamo riportato il cinema, perché ci sono stati 78 film di 24 paesi diversi del mondo e 280 ospiti, per cui ospiti importanti anche, non tutti e 280, però voglio dire, ogni film ha avuto il suo personaggio, o attrice, o produttrice, o regista, o ambe le cose. Quindi abbiamo cercato di fare questo, almeno i direttori artistici hanno cercato di fare questo, portare film e mi pare di capire che si vede dal marzo. Siamo masochisti, per cui il sindaco dice prima di leggerlo, prima di partecipare. Niente, io chiaramente non posso che condividere tutto quello che è stato detto. Il risultato, per quanto mi riguarda, ha superato le aspettative personali e anche aziendali. La copertura che c'è stata è al di sopra di qualsiasi possibile immaginazione, almeno io lavoro in questo settore, per cui so quanto è difficile a volte essere presente. Devo dire che tante persone ci hanno voluto. Che opera in serenità, senza l'assillo dei debiti, senza l'assillo degli stipendi da pagare, è un ulteriore valore aggiunto che si deve ovviamente, diciamo, mettere nel giusto conto. Dobbiamo chiudere, ne parliamo magari in un altro momento perché è un grosso discorso, e abbiamo Lucchetti che aspetta e la giuria anche, quindi in questo momento Gianvito, corri a parlare con Lucchetti.